Eccoci qua nuovamente con la nostra Vespa alle nostre spalle. Oggi andremo a dare un'occhiata al variatore e sicuramente sostituiremo la cinghia della trasmissione e i rulli del variatore. Allora, come vi dicevo prima, dobbiamo andare a lavorare dentro questo carter qui. Smontare questo carter, tutto questo qui, tutte le varie viti. Sicuramente bisogna togliere anche questo fianchettino qua, perché per passare meglio anche qui sotto, perché comunque ci sono altre viti anche lì sotto. E quindi niente, qui dopo avremo all'interno il nostro variatore con i rulli, con la nostra cinghia che fa questo giro qui, qui ci sarà, qui c'è la frizione, e quindi dobbiamo andare a sostituire la cinghia e i rulli. E niente, ci mettiamo al lavoro.
Ok, adesso noi qua abbiamo, vabbè, questo abbiamo il gruppo frizione che abbiamo tolto, questa è la campana, ovviamente da qua della frizione, sapete così, questa è la nostra frizione, ma noi oggi la frizione non ci interessa, perlomeno. Vi dirò che la cinghia non è messa neanche tanto maluccio. Però sempre meglio andare un'occhiata, specialmente qua. Adesso smonteremo tutto questo per andare dentro al variatore e cambiare i rulli, e cinghie ovviamente. Diciamo che non è messa male, però è veramente diventato un bacchetto rispetto alle nuove che ho sentito, è diventata, sembra quasi di cemento. No, comunque dai, pensavo peggio, sono sincero. Ma noi già che smontiamo tutto la cambiamo, visto che l'abbiamo presa. E niente, la sostituiamo. Questo poi gli diamo una pulita a questo qui che è quello che sta dentro il variatore, infatti è un po' rovinatino, un po'. Gli diamo una pulita col VD. Allora, adesso vi faccio vedere un attimo, perché sennò non so come inquadrare per farvi capire. Allora, noi dentro abbiamo praticamente questo qui. Questo nostro variatore, che praticamente all'interno abbiamo i nostri rulli, che sono questi qua. Questi rulli qui, a furia di lavorare, si consumano, diventano da un lato un po' più piatti. Questi qua sinceramente non sono malvagi. Però, ripeto, come ho detto prima, già che apro cambio tutto. Comunque vanno tolti questi rulli, adesso vi faccio vedere. Adesso li tiriamo via, così facciamo prima. Vediamo un po'. Sì, questi non sono... Questi non sono rovinati, diciamo. Vediamo se ce ne sono altri.
appena appena un po' in questo, non so se si riesce a vedere, però se lo mettiamo così, se lo mettiamo così, vedete, lì è tondo e lì inizia a essere quadrato, qui. Qui si sta spiattellando, non so se si riesce a vedere. In quel punto qua, vedete che lì è pari. A furia di diventare pari, la sensazione della Vespa o lo scooter, comunque qualsiasi oggetto che qualsiasi motociclo abbia il variatore, che ormai ce l'hanno tutti, e consumandosi questi rullini qui avrete la sensazione, no, la sensazione, la Vespa o lo scooter. Si comporterà che quando voi da fermi date gas, lo sentirete fiacco, a salire nei giri, sale nei giri molto più lentamente di quando invece sono perfettamente tonde. Lo sentite proprio, inizia ad essere proprio fiacco. Se avete questa sensazione qui, 90-98% sono questi rullini qui da cambiare. Ok? Niente, adesso andiamo a mettere quelli nuovi, adesso do una pulita e poi metto quelli nuovi. Allora, volevo farvi vedere, questa è la nostra cinghia vecchia, come potete vedere qui c'è della bava, diciamo, perché a furia di lavorare si è un po' consumata, quindi c'è quello scalino, si vede così un pochettino, c'è questa bavuccia qua. Invece quella nuova, se notate, è perfettamente pari. La bava non c'è. Così si vede meglio. Perfettamente pari. Vecchia, bava. Ok. Allora, abbiamo pulito. Io ho usato un pulitore per freni perché sgrassa. E qui gli ho usato pulitore dei freni. Invece, per quanto riguarda quello che va al suo interno, praticamente che va così dopo, questo. Ho usato WD-40 perché, vedi, infatti è venuto bello cromato, bello pulito, perché era un po' pieno di incrostazioni, fuori di girare un po' di ruggine anche, perché è normale. E niente, qui abbiamo il sacchetto con i nostri rulli nuovi. Adesso andiamo a montare. Vi faccio vedere semplicissimo poi come montaggio. Io qui adesso gli ho già dato una pulita, ma niente, niente di particolare. Adesso andiamo a reinserire i nostri rulli, questi sono i rulli nuovi, e io ho preso tutta roba originale Piaggio, vanno messi all'interno. Poi inseriamo questo, poi ci va questo. E solitamente alcuni cambiano anche questi pezzettini qui di plastica, ma in questo caso qui non ce n'è bisogno perché sono praticamente nuovi e quindi nel nostro caso non ce n'è bisogno, però alcuni li cambiano. Ok, adesso vediamo se riesco a fare una cosa fatta come si deve. Questi vanno posizionati così praticamente. Poi va chiuso. Ok, va praticamente così. Dopo, vabbè, dietro ovviamente verrà via, era per farvi capire dove andava. Noi dopo lo reinseriremo da qua. Adesso lo andiamo a montare e procediamo. Un'altra cosa, vi faccio vedere da qua perché riesco a farvi capire meglio. Dopo andremo a prendere, questa è la nostra frizione, andremo a prendere questa frizione qui, no? E praticamente qui in mezzo gli mettiamo la nostra cinghia nuova e dopodiché lo andremo a montare nel nostro albero motore che poi andrà all'interno di quel foro lì.
Bene, abbiamo concluso. Intanto vi faccio fare una panoramica della mia Vespa. E volevo farvi anche notare, per chi mi segue, che sicuramente l'avrà visto, anzi mi è stato anche chiesto tempo indietro, come mai non avessi ancora messo a posto la marmitta, perché era tutta arrugginita e vi volevo far vedere che in un precedente, nella scorsa volta, ho fatto ricromare il carter, che poi me lo sono lucidato io dove lavoro, e poi mi sono riverniciato, smontando ovviamente prima la marmitta, ho riverniciato tutta la marmitta con una bomboletta spray apposta per le alte temperature, e quindi niente, ci tenevo anche a farvi vedere che è tornata nuova praticamente. Poi un'altra cosa che ho fatto, che non vi ho fatto vedere, è l'ammortizzatore di dietro, è qua sempre regolabile della IS. Vedete, questa c'è la sua, qui si regola praticamente. Non l'ho fatto perché non sono riuscito a fare il video. Comunque, ve lo volevo dire. Ho cambiato anche l'ammortizzatore dietro e niente. Grazie a tutti. Alla prossima.